Faccio quello che voglio, lo dice Fabio Rovazzi su Radio In, ma ce lo prendiamo anche noi un po' come slogan, anche perché lo vedo già pronto, collegato, perché lui con la tecnologia sono così, vanno proprio a braccetto. Alessio Vassallo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao, mitico. Ma che bel cammino. Non so che ha voce dietro. Ho, quindi non ho idea di la mattina io ho una voce, guarda, faccio una fatica. Tanto insieme siete bellissimi. Io grazie. Alcune volte sono stato a Radio DJ dal Trio Medusa, che iniziano alle 6 del mattino ad andare in onda. E dico, ma come fate ogni mattina alle 6 del mattino? Io cioè, neanche connetto. Io la mattina faccio proprio fatica sempre a connettere le sinapsi. Ed è un dramma, perché poi io sul set lavoro spesso la mattina presto. Quindi prima di mezzogiorno è una tragedia. Ma vai a letto tardi, Alessio? Ma no, neanche tanto, proprio la mattina presto è il problema per me. Bello. Però dirò delle cose sensate, giuro. Allora, tu devi sapere che nella divisione dei ruoli, l'uomo in... oggi ce l'ho pure io la giacca, però l'uomo in giacca e cravatta è la metà seria della trasmissione. Io sono il faceto. Sì, dopo quello che abbiamo detto all'inizio. Ma lui non c'era, non lo sa nessuno. Meglio, fa finta Alessio, di niente. Poi te lo raccontiamo. Lascia stare che perdi un amico. Va bene. No, ma non giuro che insieme visivamente così siete stupendi. Grazie, Alessio. Grazie. Cioè, grazie. Davvero. Ci vuoi rabbonire con questo, perché temi quello che potrà venire bestia, fuori? Ovviamente. No. Allora, io ho chiesto, dai, lo lancio, io ho chiesto ad Ivan il primo ricordo, la prima immagine di Alessio Vassallo da professionista, sì. E lui mi ha riportato all'attualità le cose meravigliose, tipo la concessione del telefono. O ancora il giovane Montalbano, insomma tutte queste bellissime avventure che in questi anni ti hanno reso ancora più popolare al pubblico italiano. Io invece, io ho lanciato un input nelle sue tre pagine legate al tuo curriculum, perché ci sono tre pagine della tua storia che Ivan Scinardo porta con sé sul tavolo, te lo dico. Non c'era un elemento che io gli ho lanciato e lui rinnega. Quindi dobbiamo capire se tu questa tazza di ciobare in mano ce l'avevi o meno. Non l'ha inserita in curriculum. Ma così, cioè, partiamo da... avete distrutto tutto. Infatti io l'ho detto, se lo diciamo distruggiamo la carriera di Alessio. No, ce l'avevo, però ce l'avevo, vero. Perché... ero testimonial ed è andata questo spot per ben 7 anni. Cioè, 7 anni, e l'ho ragazzi. Fatto quando ero al primo anno di Silvio D'Amico d'Accademia. Quindi per me, sai, ero un ragazzo che studiava la Silvio D'Amico, è stato anche un modo per mettere qualche soldo da parte. Però dopo poi il primo giovane Montalbano, me ne offrirono vari di testimonial, spot vari, e li ho sempre poi rifiutati, non mi hanno mai interessato. Però in Accademia ero un ragazzo e mi e ricordo, ci stava. Ciao, sono Luca con la tazza del ciubato. Era un'esercitazione didattica. Che poi posso dire, anche un gran bel ragazzo, quindi questo, cioè, l'immaginario di Alessio in quello spot lì, c'è una cosa che ti ricordi dei tempi? Sì, ero un pischellero, un ragazzo molto sbarbato, tenero, con questo ciobarro in mano, assolutamente sì, non lo rinnego. Siccome noi avevamo, oggi non abbiamo il camino, no, io immaginavo l'atmosfera da camino che hai pure tu alle tue spalle, insomma, lo accendi, veniva fuori sì. Questo. Guarda, allora, dopo circa, tipo dall'Argentina, dopo 20 anni, dopo 20 anni l'ho acceso ieri, ecco. Che i miei non l'avevano acceso la carrambata. Da circa 20 anni, e l'ho acceso io, e che funziona, bello, quindi bellissimo. Questo quindi per un tranquillizzare buon tutti coloro che ci ascoltano, il mio cammino funziona. Anche questo ci interessa, ok, io adesso mi taccio e faccio fare le cose serie a Ivan. Assolutamente sì, Alessio, intanto grazie, è un onore, questo martedì dedicato al cinema per noi sta diventando davvero un appuntamento fisso, non soltanto per chi il cinema lo fa, ma per chi il cinema lo fruisce, lo subisce, soprattutto in questo periodo. Mi piacerebbe veramente impegnare questo tempo con te, Alessio, per ripercorrere la tua carriera, ma soprattutto per esprimere la piena solidarietà alle produzioni, ai set blindati, ai cinema ancora chiusi. Partiamo con questo e poi facciamo vedere il trailer che abbiamo scelto per raccontarti. Sì, sul momento attuale, quindi. Sì. Guarda, io ho avuto la fortuna di poter continuare a lavorare, quindi già è stato un privilegio, perché da agosto a oggi ho avuto la fortuna di cambiare vari set, di lavorare, e quindi ti devo dire che le modalità di lavoro sono logicamente più complicate, perché
hai una grande privazione, che è quella del contatto, dello stare insieme. Cioè il set, oltre a essere un luogo deputato al lavoro, dove si crea qualcosa di artistico, è anche un modo di un modus di condivisione, no? Di stare insieme, di poi la sera cenare insieme, la domenica di trascorrere il tempo insieme. Questa condivisione è totalmente saltata, perché ognuno stava in albergo, si cerca di evitare i contatti il più possibile, siamo costretti giustamente a fare 2 tamponi la settimana, quindi tutto è molto difficile, però io ho avuto la fortuna di lavorare, mentre ci sta un settore, soprattutto quello dello spettacolo dal vivo, che è totalmente in ginocchio, che è totalmente fermo, e io, come già ben sai, ho anche pubblicamente, a mezzo stampa, l'altra volta ci hanno anche fatto poi ne accenneremo su questo film che ho fatto, si chiama Notte in Bianco, un bacio a colazione, ho fatto questa anticipazione su Repubblica, e lì mi sono permesso anche di dire che trovo inconcepibile la chiusura dei cinema, dei teatri e dei musei, soprattutto in un periodo come questo, come quello festivo, perché cioè, i centri commerciali sono aperti fino al 23 dicembre, abbiamo visto gente che si accalcava per comprare delle mutande per Natale, e non capisco perché i teatri e i cinema, dove poi i contagi sono stati praticamente nulli, sono stati chiusi, e un paese civile come il nostro deve assolutamente ripartire dalla cultura. La cultura invece è stata sempre vista come un lusso, prima un lusso per pochi, per la borghesia, poi si è cercato un po' di espanderla un po' anche a tutti, ma sempre come qualcosa che tu ti puoi permettere, sai, quel lobby da fine settimana. Invece no, la cultura deve essere qualcosa che noi possiamo, della quale possiamo nutrirci tutti i giorni, e quindi penso un paese come l'Italia, che dovrebbe vivere esclusivamente di cultura, è assurdo che i musei, poi nei musei dove hai spazi enormi, cioè lasciamo stare cinema e teatri, ma anche i musei, cioè tu vai ai Musei Vaticani, ma c'è uno spazio enorme, fa entrare la gente contingentata, anche perché poi turisti non ce n'è, quindi chi è di Roma può andare a godersi per la prima volta, magari, sai, io proprio che vivo a Roma sono stato una volta solo ai Musei Vaticani, per esempio, molti neanche ci sono stati, molti romani, perché spesso i musei delle nostre città vengono presi d'assalto da chi? Dai turisti, e il palermitano magari al museo stesso non c'è mai andato, quindi poteva essere anche un incentivo per far scoprire le bellezze della città in cui uno vive. Non possiamo me. Che essere pienamente d'accordo, sì. Con questa è un'occasione persa, e invece sullo spettacolo è molto dura la cosa. Io, guarda, quello che spero, mi auguro che le sale cinematografiche possano riaprire, perché, e anche i teatri, perché il piacere di vedere un film in sala non è mai paragonabile che vederlo a casa. Ora poi c'è anche una nuova generazione che, per carità, va benissimo, l'importante è che vedano delle cose, però io vedo i ragazzi giovani che ormai si stanno abituando a guardare i film sui cellulari, su delle robe così, quindi dimmi. No, volevo chiederti, ma al di là del momento ufficiale delle prime, dove sicuramente uno va al cinema, tu vai al cinema per rivederti, c'è una cosa che ti piace? Che effetto ti fa? Che effetto ti fa? No, io vado al cinema in generale, sono uno che fruisce molto cinema, a Roma spesso andavo pure 2 volte alla settimana da solo, ecco, sono uno che va al cinema solo. Sì, perché quindi non stai voglio studiando in quel momento. No, ma io vado, cioè, mi vado a godere uno spettacolo, però non voglio avere quello che la camurria di Chiddo Camici, sono in ritardo, ma aspetti, pigli il biglietto, poi fuori dobbiamo commentare, invece io non voglio commentare, voglio godermi quello che ho visto. Invece con i miei film, sì, spesso di andarmi a rivedere no, cioè nel senso, una volta che vado alla prima e vedo il film, poi non lo rivedo più, cioè magari lo rivedo, alcuni film che ho fatto al cinema li rivedo poi su Sky quando magari passano su delle piattaforme, però non vado a rivedermi al cinema. Alessio, io torno. Quindi non contribuisci al tuo cachet, vabbè, questa cosa non ti no, fa esatto. No. Ma magari al mio cachet, perché poi i soldi all'incasso gli attori non li vediamo mai. Al cachet del produttore, delle produzioni. Vediamolo, Alessio, dai. Sì, poi volevo ritornare con lui sull'argomento film sul telefonino o nel telefonino. Adesso lo facciamo, intanto dice vediamo l'Alessio dove, lo stiamo vedendo. No, vediamolo. Ci vediamo in questo la clip, clip del suo capolavoro, secondo me, non so se tu sei d'accordo, ma lì veramente hai raggiunto, a mio giudizio, l'apice della performance artistica. La concessione del telefono. Brigata,
12 giugno 1891. A sua eccellenza illustrissima Vittorio Parasciano, prefetto di Montelupo. Il sottoscritto Genoard di Filippo, non ricevuta risposta, si vide costretto. Il sottoscritto per la terza volta impetra la vostra augusta parola per ottenere la concessione di una linea telefonica per uso privato. Pare ci sia qualcosa che non quadra in questa richiesta di una linea telefonica. C'è pace con tuo pace? Sì, sì, c'è pace. Lo giuri? Lo giuro, Pippo. Quale onesto cittadino potrebbe mai volere un telefono? Un socialista. Io a quello lo vedo fottuto. Tanene, il progresso non si può fermare. Per aver cospirato ai danni dello Stato italiano la dichiaro in arresto. Che sta dicendo? Mettetegli fermi. Tanene! Fermi! Tanene! Guerra al nemico socialista a me. Sorpresa, sorpresa. Oh, Madonna, sto scendendo. Ma che ti sei cagato sotto? Sì. E che se ne va a fare un telefono del genere, Pippo? Io non pensavo che era una cosa di poco conto. E invece di poco conto non lo è. Tu sai che mi disse? Non mi scassare la minchia, papà. Un gigante come Fabrizio Bentivoglio, cioè cosa ti nasceva dentro? Cioè, lui... Ma guarda, Fabrizio, ecco, avevamo lavorato insieme con Fabrizio, avevamo lavorato insieme in una serie TV che si chiama Romanzo Siciliano, dove io facevo il cattivo della serie e lui era il commissario, quindi ci avevamo sti inseguimenti stupendi nel motoscafo, delle cose pazzesche, quindi ci siamo ritrovati totalmente in un altro mondo e... Ma Fabrizio, insomma, c'è poco da dire, nel senso ero più che altro io che mi affidavo a lui. Poi lui è milanese, ma si è creato questo suo mondo siculo, secondo me eccezionale. E mi ricordo un aneddoto che prima delle riprese sono andato a casa sua a Roma più di una volta, insomma, per leggere, e lui mi disse, subito inizio a parlare in siciliano dicendomi: tu mi devi correggere gli accenti. E allora io sconvolto, era a casa del Bentivoglio, questo che mi dice mi devi correggere gli accenti. No, però è stata un'esperienza unica. Il grande rammarico è stato quello di non poter parlare con Camilleri, perché io l'ho incontrato varie volte durante Il Giovane Montalbano, e qui, essendo il protagonista poi del suo romanzo più venduto, di quello che amava di più, ero pronto a farmi una grande chiacchiera con lui, però purtroppo poi è scomparso poco dopo aver approvato l'ultima versione di sceneggiatura, quindi io proprio non ho avuto proprio il tempo di confrontarmi con lui, quindi spero, insomma, mi auguro che si sia fatto quattro risate da lassù. Ma anche perché La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia avevano già superato il 30% di share, quindi erano già era una grande prova, ma oltre per il dato di ascolti, di pubblico, di affezione di pubblico, era proprio lui teneva tantissimo a questo romanzo, cioè la concessione del telefono ci hanno messo una vita prima di farla, perché a lui non era convinto, perché lui alcune volte bocciava le sceneggiature, cioè è stato veramente una conquista più che altro con Andrea, perché lui era legatissimo a quel libro e secondo me tra i racconti storici è stato forse il più complesso da mettere in scena, perché il libro è composto da cose scritte e cose dette,
e le cose scritte sono le lettere, quindi poi è stato anche molto bravo Ron Johnson a trasporre in immagine tutte quelle lettere, tutta la parte scritta del libro, che non era semplice. Ci sono tantissime cose da scoprire, soprattutto, devo dirti la verità. Ma ci mandi messaggini d'amore? Hai visto? No, allora ti dico cosa mi ha scritto. Tra l'altro mi fa sorridere perché sta toccando un tasto che a me preme molto. No, ma mi piace molto. Io amo tutto quello che è in costume, no? Perché comunque ti fa entrare in un'epoca già al primo impatto. Quindi quando vedi quelle immagini già subito devi immedesimarti, devi calarti. E questa cosa da fruitrice. Cioè, immagina da attore, quando hai una preparazione al trucco per quanto riguarda gli abiti, che è così importante. Lui Svegliamo mi scriveva prove costume, ma l'altra parola non la capisco. Quante ne hai fatte prove costume? Però non Alessio. Ce lo può dire subito, pensaci, contale così a mente e ci dai la risposta subito dopo la pubblicità. Costume fra poco su Radio In. Prima di tutto quanto, mentre torniamo in diretta sulla pagina Facebook di Radio In, e quindi dico agli altri che dall'altra parte in radio stanno ascoltando Miley Cyrus, ma questo lo racconteremo poi, dovremmo avere, eccolo, ancora qui Alessio collegato. Alessio, per ora sei con noi su Facebook, siamo in onda su Facebook, mentre alla radio stanno ascoltando un brano. E non per farti invidia, ma vorrei dirti che Mirko mi ha acceso il camino. Sì. Ma è vero, è di quelli finti. Certo. Guarda, posso provare a toccare e vediamo che succede. Neanche vi riscaldo. No, però sai che comunque che l'immagine finzione. Del camino caldo rispetto a poco fa all'alberello e alla neve mi dà tepore. Certo. Io già c'ho una contrattura qua, pure con quella neve sentivo sto freddo che stavo. Poi c'è mezza Italia sotto la neve, quindi. Sì. Stavo ci per sta. Chiedere ad Alessio com'è la situazione a Roma, dimenticandomi che era a Palermo. Per fortuna no, sono a Palermo, in vacanza sono a Palermo. Starò un po' almeno fino ai primi di gennaio qua, perché poi inizio a lavorare dal 18 tipo. Quindi allora Alessio, tu hai sopravvissuti coproduzione tedesca e francese chiusa? Sì, stiamo girando, infatti era gennaio che ero quella che hanno ricreato, guarda, una roba, poi devo far vedere le foto, io magari. Hanno ricreato questo veliero di 40 metri, perché noi già abbiamo fatto le riprese di navigazione a Genova, mare aperto, col veliero vero, wow. E hanno ricreato questo veliero, ma una roba i privilegi del gettore enorme, dentro gli studios a Tiburtina, dove avremo... con i motori sotto, si muoverà con le robe per fare la tempesta. Abbiamo queste... modello Titanic praticamente. Sì, modello, ma è una roba impressionante. Se io ti mando le foto, è una roba impressionante quello che hanno fatto. E quindi ci stiamo, io ora qua mi alleno anche a Palermo, una persa, cioè, insomma, ci stiamo allenando perché sarà fisicamente, sarà tosta. Poi hai Notti in bianco e baci a colazione di Francesco Mandelli, chiuso. Sì, questo abbiamo finito questo di girare. Ma glielo chiedi con questo tono? Glielo chiedi con questo tono così? No, per tornare perché? Al discorso delle produzioni aperte, della mente... Gli stai tenendo l'agenda? Devi proporgli un cortometraggio? No, che cosa non devi devo fare? Proporgli nulla, ma è un modo per esaltare la sua poliedricità e il suo straordinario intelletto. No, ma guarda, intelletto. Questo periodo è stato veramente molto proficuo, insomma, perché questo film di Mandelli poi è stato veramente bello, ho avuto la fortuna, non mi era mai capitata nella mia vita di girare a Parigi, cioè noi avevamo il Trocadero bloccato con la Torre Eiffel dietro, tutto libero per noi, in pieno lockdown tutto ciò, anche se poi là era lockdown ma erano tutti per strada, non si capiva, vabbè. A Montmartre, cioè è stato stupendo chiudere un film e girare a Parigi, penso ad oggi sia una delle esperienze più belle che abbia mai sì. Mai in una fatto. Parigi blindata, no? Dici che facevi durante il lockdown mannacavo un po' girando a Parigi. Ma infatti cioè, io all'inizio ero terrorizzato, ho detto mamma mia, durante cioè, lockdown pieno ma questi mi mandano a Parigi, però invece poi sai anche questo, ritornando alla sicurezza, cioè lavorando con le mascherine, rispettando le regole, anche soprattutto nel luogo di lavoro, alla fine se lavori in sicurezza il lavoro lo porti a casa senza grandi problemi. Torniamo in onda anche alla radio. Torniamo in onda anche alla radio. Allora io mi riaggancio poi ai costumi, che era interessante la domanda che avete fatto. Era Miley Cyrus con Edge of Midnight, bentrovati su Radio In, questo è Open Day, io sono Eliana Chiavetta, al mio fianco Ivan Scinardo in questo martedì dedicato al cinema, siamo in collegamento, abbiamo l'onore di avere in collegamento Alessio Vassallo. Gli avevamo fatto, prima della pubblicità, una domanda, a suo dire forse era interessante questa domanda anche Alessio, ti sentivo dire?
Quella dei costumi. Quella dei costumi di Chiara Ferrantini, che è la stessa che veste il commissario Montalbano. Chiara, vabbè, Chiara, sì, Chiara è un'amica, poi ho fatto anche la fiction su Libero Grassi con lei, ho fatto tante con lei. Che sono le parti fondamentali nel cinema, no Alessio? Parliamo anche dei mestieri minori. I costumi sono fondamentali, alcune volte sembrano soltanto un oggetto, qualcosa che arriva in una seconda fase, ma cambia almeno a noi attori tutto. È vero. Io nella concessione del telefono, i medici, anche il giovane Montalbano, i Borgia, ma tante fiction ho fatto in costume. Tu studi a casa magari, fai una lunga preparazione di un personaggio pensando a dei gesti, pensando a come parla, a dei movimenti, così, con pullover, con la tuta, chi ma parte, quando no? Indossi cioè, il metodo Stanislavski tutto quello che tu hai studiato a un certo punto viene quasi, non dico annullato, ma trasformato quando tu indossi un costume. E i primi giorni di riprese, almeno per me, è una lotta continua, perché il costume, se impegnativo, come magari lo era nella concessione, vince sempre. Quindi la tua recitazione devi essere bravo ad adattarla al costume che hai addosso, perché alcuni costumi ti impediscono dei movimenti. Io mi ricordo quando facevo i medici, a voglia che studiavo sto personaggio, cioè, ero praticamente bloccato perché avevo questi super drappi, questi super mantelli, però che mi hanno aiutato, perché la fisicità di quel tempo era una fisicità molto statica, cioè questi che bastava un gesto, un movimento, uno spostamento di spalle che già comunicavano un mondo e gesticolavano molto meno di oggi. Cioè oggi noi tendiamo a parlare e a essere tutto il tempo così, invece all'epoca la compostezza, si muovevano molto di meno. Quindi il costume è fondamentale. Mi fai ricordare il Gattopardo. Sbagliato e finito il film. Sì, non diteglielo a Clark Kent, se no Superman non sarebbe mai esistito. Certo, cioè certo. Ragazzi, dal costume parte veramente tutto. È vero, è vero. Ora un po' di 50 anni fa il Gattopardo, con quei costumi così sontuosi, Alessio, voglio dire, il 50% del film era già nei costumi, quindi il successo. E modificano poi il modo di pensare, la tua recitazione. Vanno a incidere tantissimo. Bellissimo, tutto questo è veramente affascinante, è bellissimo appunto per chi lo guarda, figuriamoci per chi questo lo vive. È arrivato il caffè della mamma di Alessio. È arrivato il caffè fumante. Come lo prendi il caffè? Normale? No, zuccherato. Ma ne bevo poco io. Che ne so, macchiato, del caffeinato, lungo, ristretto. Io ne bevo normale poco, cioè, quindi alcune volte lo scordo, quindi non sono di quelli che beve tipo 3 caffè al giorno. Scusami, no? Quindi questo caffè serve a reggere Scinardo e la chiavetta stamattina? Sì, solo per voi. Ok, va bene, lo prendiamo come un complimento. Ma detto questo, mentre hai il caffè, prima di salutarci, ci piaceva lanciare anche un argomento serio, quello legato anche molto al mondo del femminile, alla violenza di genere, e qui c'è un titolo in particolare, Ivan. Non ti volevamo lasciare se prima non ci parlavi di questo impegno che hai in questi giorni con Giorgia Cecere, che è una regista dotata di grande sensibilità verso le tematiche femminili. State girando sulla giostra. Sì, abbiamo concluso da poco sulla giostra con Claudia Gerini e Lucia Sardo. No, questa volta la tematica è di questa donna che viene sfrattata da una casa, quindi la tematica dello sfratto e di quanto poi un appartamento possa essere spesso, non sono soltanto delle mura, ma un appartamento è l'anima di una persona, c'è una storia di una persona dietro, quindi quanto è difficile lasciare il luogo dove si è vissuto per tanti anni. Alcune volte quando vediamo queste situazioni di sfratto pensiamo soltanto che sono le persone dei pacchi da spostare da un punto all'altro, ma non ci rendiamo conto di quello che lasciano in quell'appartamento. Poi lei è una regista, sì, che combatte molto a differenze di genere, ma anch'io mi sono, nel mio piccolo, col mio lavoro, penso che il nostro lavoro abbia il dovere di dare determinati messaggi. L'ho fatto sia a teatro sia al cinema con Il giorno più bello, sul film sul matrimonio gay, cioè dove il tema centrale è quello della diversità, ma sbagliamo noi proprio il punto di vista, perché pensiamo sempre che l'altro sia diverso da noi, cioè ciò che viene da fuori, ma non pensiamo mai che siamo anche noi diversi dagli altri, cioè perché sono sempre gli altri che sono diversi da noi. Cioè la diversità è qualcosa che ci appartiene a tutti in prima persona, non è soltanto qualcosa che arriva dall'esterno, e deve essere anzi una risorsa, non può essere
non deve far paura, anzi, la diversità è una risorsa, è un momento di crescita per tutti noi, però purtroppo nella nostra Italia questo si fatica a capire. E torniamo alla radio, okay. Così lo sottolineiamo. Io c'ho sempre il caffè. Mille pare, e così torniamo in diretta su Radio In, Ivan Scinardo e Diana Chiavetta, Alessio Vassallo e il suo caffè. Stavamo chiacchierando su Facebook, abbiamo l'opportunità di raccontarvi qualcosa in più sempre, ecco perché vi invito ogni volta ad andare a rivedere queste dirette, a condividerle proprio per poter scoprire tutto quello che ci siamo detti nel corso delle dirette. Alessio, se ti potessi chiedere un augurio per questo nuovo anno che si appresta ad iniziare, per te, per il mondo del cinema, per il tuo mondo, quale sarebbe? Guarda, l'augurio è quello di poter tornare a condividere insieme agli altri le emozioni, le storie che noi creiamo, che mettiamo in scena. Ma io la parola è condivisione, perché manca l'agorà, la piazza, cioè il nostro mestiere è fatto proprio di condivisione, è impossibile pensarlo come un mestiere in solitaria, quindi mi auguro di poter tornare a condividere anche io da spettatore, perché io faccio l'attore ma in primis sono un spettatore, quindi mi auguro di poter tornare a essere uno spettatore, a tornare ad avere i diritti da spettatore che mi sono stati sottratti, che io da spettatore ho dei diritti che in questo periodo mi sono stati sottratti, quindi spero di riacquisire i miei diritti da spettatore. E noi ti seguiamo in fila indiana su questa tua questo vuoto che la pandemia ci ha creato, dobbiamo assolutamente riempirlo rinascendo a vita nuova, e quindi poi tra l'altro, Alessio, il cinema prima di questa emergenza sanitaria era cresciuto in maniera assolutamente esponenziale, soprattutto quello italiano. Abbiamo letto i dati, ho visto anche un'intervista del presidente di Rai Cinema, veramente c'erano dei segnali molto molto incoraggianti. Sì, ma infatti le persone andavano al cinema, erano riuscite anche, secondo me Paolo Del Brocco aveva fatto anche un ottimo lavoro tutelando i film magari più cosiddetti di nicchia, d'autore, dando a loro una fruizione maggiore, cioè comunque le persone si erano risvegliate, il pubblico andava al cinema ed era un ottimo periodo per il cinema italiano. Purtroppo insomma questa crisi ha abbattuto tutti, ma tutti i settori, soprattutto il nostro. Il problema è cercare di avere di nuovo la fiducia di tornare al cinema, però neanche aver troppa paura, perché dico, se tu non ti spaventi di 23 dicembre a mettere a rischio la tua salute per andare da Zara a comprare una canottiera, cioè voglio dire, a sto punto rischia e vai a vedere un bel film o un bello spettacolo a teatro, almeno te ne esci con qualcosa in più che con una canottiera, ecco, in questo senso dico, se devi rischiare vai al teatro, vai al cinema, ma non da Zara. Non ce l'ho con Zara, per carità. No, ma semplicemente avrei visto quelle lunghe file davanti ai negozi pure come questo. Sì, per mangiare il pollo, cioè invece di mangiare il pollo vattene a vedere uno spettacolo e rischi sicuramente di meno da un punto di vista sanitario, anche perché ci sono grandi controlli. Questo deve essere veramente un appello che si deve alzare con una voce fortissima, perché ci sono appunto due pesi e due misure, per non dire mille pesi e mille misure, nelle decisioni che sono state prese in un momento difficilissimo in cui qualunque decisione porta a induce, esatto, ad un errore. Su quello non ci sono dubbi. No, assolutamente non era semplice, però ti dico il gran dispiacere è vedere che la cultura è in secondo piano. È stata messa assolutamente in secondo piano, è verissimo, è evidente, e bisogna risistemare tutto quanto al più presto, che il 2021 possa veramente riportare il giusto valore alle cose che lo meritano. Grazie Alessio Vassallo per quanto essere stato amabile con noi. Questo Alessio, lo dico nel senso più aulico del termine, perché lui è veramente un mix di grande talento e di umiltà straordinaria.
è cosa non comune nel tuo ambiente, per cui hai davvero tutta la mia più sincera stima fin da quando ci siamo conosciuti, Alessio, e poi vedere i tuoi film e sentirti così è veramente l'amicone con il quale tu condividi la birra. No, anche perché io ce l'ho anche come uomo copertina, lo abbiamo visto ogni settimana su B-Shopping nell'ultimo numero, sono saltati un paio di venerdì perché il calendario ci ha portati a Natale al primo dell'anno, sì. Così, ma ogni venerdì ho questa immagine di Alessio, esiste Coverman, perché c'è la Covergirl, Coverman non so se esista, però lo diciamo, e quindi c'è anche quello, è bellissimo, e quindi c'è anche questo nel suo mondo e nel suo fascino. No, è tornato romano, più che altro sono io che ho iniziato male e ho finito peggio, tutto quello che stava nel mezzo va anche meglio, ma gli voglio bene, quindi spero, prego Alessio, che mi perdoni anche per questo. Grazie ancora, buon Alessio anno, Vassallo, ciao, anno, auguri, ciao.